Ciao a tutti, oggi sono qui con un nuovo video. Questo video sarà farò vedere Anna mentre mangia la pappa. Allora, ecco qui Anna, indossa un bellissimo cappellino che era un completino insieme a questo e i pantaloni rosa con il coniglietto che avevo, però oggi indossa i pantaloni rosa, quelli della tuta, con quella solita catenella e un nuovo ciuccetto, questo. Che ho preso da Baby Boom ad 1 euro all'evento di Chiara, è molto bello. E mangerà in questo piattino della Neo Baby, molto carino, con questo cucchiaio dell'IKEA, fatto apposta per i bambini. Adesso preparerò la pappa, quindi aspettate un attimo e poi quando avrò finito vi rifarò vedere a che punto siamo. Eccoci qua di nuovo, la piccola Anna è pronta per mangiare. Gli ha messo il suo nuovo bavaglino che vi ho fatto vedere nell'ultimo video di Mickey Mouse che ho preso al Baby Boom. Adesso lei sta per mangiare, appunto la imboccherò io perché è ancora un po' piccola per mangiare da sola, però gli piace giocare col cucchiaio. E ho fatto la pappa e presto farò un tutorial sul mio canale dove vi spiegherò come si fa e in tanti modi nuovi e alternativi. Comunque. Questo è il porta biberon che usavo io quando ero piccola, molto carino, cucito con un orsetto, delizioso. E dentro ho messo il latte, adesso lo tirerò fuori e ve lo farò vedere. Eccomi qua, ho tirato fuori il latte, è come potete vedere un latte al cacao, perché al cioccolato a lei piace di più. E come potete vedere è abbastanza grande, non so se lo finirà tutto. E ok, iniziamo a dargli da mangiare, io di solito inizio con la pappa e poi gli do il biberon. Dai Anna, amore, la mamma ti imbocca. Ecco qua. Aspetta che sennò cade tutto addosso alla piccola Anna, non va bene, amore. Brava. Finiamola. La piccola Anna si è sporcata. Si è sporcata tutta. Vabbè, credo che la finirò. Quando la finirò vi farò vedere perché è un po' difficile farlo con una mano. Quindi a dopo. Ecco qui la piccola Anna ha finito di mangiare, non ha lasciato praticamente niente. Adesso è il momento di bere il latte. Ecco qui la piccola Anna, adesso è arrivato il momento di dargli il latte. Brava! Ok, facciamo una pausa perché sennò non lo beve tutto. Vabbè, ci vediamo dopo quando avrà finito di bere il latte la piccola Anna. Eccomi qui, Anna ha praticamente finito il suo latte, come potete vedere non è rimasto molto, ma non ne vuole più, quindi va bene così. Questo latte era un latte al cacao, l'ho già detto mi sembra, però io lo ripeto. E per il latte normale andate a vedere il mio tutorial su come si fa, perché l'ho già fatto. E le prossime volte vi farò vedere come si fa al cacao o in altri modi. Bene, la piccola Anna adesso ha finito di mangiare, quindi gli toglierò il bavaglino e vi farò una piccola annuncio. Ecco qui la piccola Anna che ha finito di mangiare e adesso lei se ne starà qui, bella tranquilla, mentre io vi farò vedere delle cose che vi vorrei far vedere, cioè la mia collezione di ciuccetti, che non è molto ricca, cioè non ha molti ciucci, però sono abbastanza speciali e adesso ve li farò vedere. Eccomi qua con la nuova collezione di ciuccetti. Allora, i primi ciuccetti che vi vorrei far vedere sono questi, cioè quelli che uso sempre. Questo. Che è appunto bianco con i pallini rosa che ho comprato insieme a questo.
Sono entrambi della Neo Baby. Sono molto carini. Poi vi faccio vedere questo, sempre della Neo Baby, perché mi piacciono molto i cuscini della Neo Baby, soprattutto quelli di questo tipo, che è questo. Ovviamente tutti i successi che vi farò vedere sono stati magnetizzati, come potete vedere, molto carino con i pulcini, pulcinetti. È stato magnetizzato con 2 centesimi perché non avevo nessun magnete. Questi invece sono stati magnetizzati un po' meglio, un po' più curatamente, con sopra il tessuto per non far rovinare la bocca della Reborn, come potete vedere. E poi questo che mi è arrivato insieme alla piccola Anna, come potete vedere è molto carino e è già fatto così, questo è fatto apposta per essere magnetizzato, Questo è molto molto speciale, ci tengo molto perché l'ho fatto io. Ebbene sì, è un ciuccio fatto di colla, molto carino col fiocchetto, magnetizzato. E niente, ci tengo molto perché l'ho fatto con molto impegno. E questo è il ciuccetto fatto così, molto carino. Poi, ultimo, ma non perché è più brutto, questo. Questo carinissimo ciuccetto, lo vedete bene? Molto bello, non so che marca sia sinceramente, non ci ho mai fatto caso, però molto carino con questa colomba, bello, e magnetizzato sempre con 2 centesimi. Ok, questa è la mia collezione di ciuccetti fino ad ora, ovviamente presto ne comprerò altri, perché mi piacciono molto i ciucci. Ci vediamo al prossimo video.